Il blitz della Salernitana sul campo del Cesena di due giorni fa rende ancora più importante lo scontro diretto di sabato prossimo alla Rechi tra l'11 di Menichini e la Virtus Lanciano, posta in palio altissima in quella che è una sfida salvezza con tutti i crismi e alla quale la Salernitana arriva con il morale a 1000 dopo essere tornata ad una vittoria che mancava da 6 partite. La Virtus si presenterà comunque in terra campana con 3 punti di vantaggio e l'obiettivo dunque è di non farsi quantomeno agganciare. Per la squadra di Primo Maragliulo sarà un ulteriore test di maturità. La gestione tecnica dell'allenatore salentino ha prodotto risultati entusiasmanti cui hanno contribuito le scelte del tecnico stesso e la spensieratezza dei tanti giovani arrivati. Il talento c'è, resta ora da verificare come questi giovani reagiranno con l'andare avanti del campionato e a mano che i punti in palio cresceranno come peso specifico. Una bella sfida dunque per l'11 rossonero che dopo la vittoria sul Brescia per qualche ora è stato fuori dalla zona playout per poi rientrarci a seguito delle vittorie di Provercelli e Modena. Una sfida resa ancora più difficile da penalizzazione, i punti reali al momento sarebbero 35, piena zona salvezza dunque, in attesa di sviluppi per l'ultimo deferimento di un paio di settimane fa. Intanto la squadra continua a lavorare, Alessio Cragno dopo il riposo precauzionale di ieri è tornato a lavorare oggi in via differenziata nella doppia seduta, Salviato ancora una volta non ci sarà ma rientrerà Aquilanti. A Salerno intanto il patron Lotito carica l'ambiente e chiama a raccolta il pubblico affinché affolli la Rechi per quella che ha definito già la partita della vita. Menichini sarà privo dello squalificato Zito, del difensore Colombo, in forte dubbio invece Oikonomidis. Dubbio anche il modulo se 4-3-3 o 4-4-2, nel primo caso troverebbe spazio l'ex Leonardo Davide Gatto.